Una variazione di bilancio che sfiora i 10 milioni di euro tra fondi regionali e nazionali, con una particolare attenzione al sociale, votata anche dall'opposizione di centrosinistra. La manovra economica della Giunta Barbieri ieri ha ottenuto il via libera bipartisan del Consiglio Comunale. Oltre 2 milioni di euro vengono dunque stanziati per il settore socio-educativo, tra cui spiccano 750.000 euro di contributo straordinario per abbattere le rette dei centri residenziali per disabili e il raddoppio, da 40 a 80.000 euro, dei fondi per l'emporio solidale in via Primo Maggio. La variazione contiene anche una serie di novità sulle opere pubbliche, le manutenzioni all'impianto sportivo della Besurica, la verifica statica dell'impianto di illuminazione pubblica, poi approfondimenti progettuali per il recupero di Cascina San Savino, l'adeguamento sismico della scuola 2 giugno, la sistemazione del mercato rionale di Via Alberici, del centro sportivo Bosco degli Alpini a Sant'Antonio e della sede del Rugby Lions, senza dimenticare il cofinanziamento della pista ciclabile per Mucinasso, i fondi per il Festival del Giallo, le maggiori spese per la custodia di Palazzo Farnese e per l'ampliamento dell'apertura delle biblioteche. Al netto di tutto, il voto in Consiglio Comunale mette in luce una collaborazione inedita tra centrodestra e centrosinistra.